È la volta di Catanzaro, nella sala giunta della provincia, la presentazione dei candidati a Camera e Senato del Partito Democratico nel collegio numero 8. Nicodemo Oliverio, Enza Bruno Bossio e Tonino Scalzo. Noi non chiediamo e non promettiamo la luna nel pozzo, non facciamo sicuramente le promesse del paese dei balocchi. Vogliamo un giudizio netto su quello che abbiamo fatto, sull'attenzione del governo al nostro territorio e sulla possibilità vera di poter sempre di più avvicinare le classi più deboli, coloro i quali hanno più bisogno. E non abbiamo mai lasciato solo nessuno, non abbiamo lasciato solo quelli che hanno meno reddito. Il reddito di inserimento è una cosa straordinaria, il 17% delle domande sono state fatte in questa regione. Insomma, noi non vogliamo fare promesse, ma vogliamo soltanto dimostrare i fatti concreti che abbiamo realizzato. Si sono fatte nel sud e in Calabria cose che non si vedevano da 20 anni, dagli investimenti sulla Salerno-Reggio Calabria, sulle ferrovie ioniche, fino alla zona economica speciale. Le uniche due zone economiche speciali in Italia sono a Gioia Tauro e a Salerno. Non promettiamo cose che lo stesso Berlusconi, che oggi si ripropone come se il tempo per lui non fosse passato, a dire le cose di 20 anni fa e che però in 20 anni di governo non è stato in grado di fare, per non parlare poi dei 5 Stelle che hanno una classe dirigente sostanzialmente incapace di governare, come hanno dimostrato anche nelle città di Roma e di Livorno. Credo che gli atti del governo Renzi prima e Gentiloni dopo vadano assolutamente in questa direzione. Il reddito di inclusione sociale, quindi il sostegno alla povertà, è fondamentale per ridare speranza e coraggio, per ripartire con un paese che non si accontenta di questo, ma serve per ripartire, per rilanciare il lavoro, l'occupazione, quella giovanile. Ridurre quindi, soprattutto per le piccole e medie imprese, quindi la tassazione, e dare la possibilità di avere un paese dove il diritto alla salute costituisce fondamentale importanza.